le verdure con vongole. Avremo bisogno di 600 g di pomodori maturi, una falda di peperone giallo, un cetriolo, una costa di sedano, 4 foglie di basilico, 4 cucchiai di olio extravergine, sale quanto basta, 200 g di vongole o lupini. Per le polpettine di pesce invece utilizzeremo 300 g di merluzzo, oppure, come ha detto Monica, qualsiasi altro tipo di pesce, una patata lessa, un cucchiaio di pecorino, in più un cucchiaio di pan grattato, un cucchiaio di prezzemolo tritato, sale quanto basta, 50 g di farina e olio di semi di arachide per friggere quanto basta. Quindi introduciamo il nostro cestello. Bene. Okay. Richiudiamo ovviamente con... Richiudiamo bene il tutto e lasciamo cuocere. Benissimo. Perfetto, ci verranno pochi minuti, Comunque. Sì, anche perché poi un altro dei vantaggi della cottura a vapore è che poi è rapida. Sì, esatto. Non ci mette molto. Allora, togliamo questo e occupiamoci naturalmente della nostra crema. Quindi il nostro Sergio ci ha tagliato appunto i pomodori, introduciamoli all'interno. Magari tagliare ulteriormente? No, non preoccuparti, per agevolare magari l'operazione possiamo anche aggiungere, non so, un goccino d'acqua che va benissimo, oppure li schiacciamo anche leggermente. Allora mettiamo appunto all'interno del nostro food processor la patata che abbiamo già bollito in precedenza, oppure appunto cotta al vapore come abbiamo fatto poc'anzi con le vongole e con il merluzzo appunto. E poi cosa facciamo? Introduciamo tutto il resto, appunto il merluzzo che abbiamo cotto a vapore. Bene. Ok, il pecorino, il pan grattato e il cucchiaio di prezzemolo. E poi chiudiamo il tutto e frulliamo a velocità sostenuta. Aspetta, dobbiamo prima... Basta conoscere l'attrezzo, miei cari. Perfetto, facciamo delle polpettine un po' più piccole così agevoliamo il lavoro. Dopotutto abbiamo detto che è un aperitivo, no? È un aperitivo, assolutamente. Esatto. Quindi poi le passiamo nella farina di riso. Ok. Perché farina di riso e non la farina di grano, per esempio? Perché è più croccante. Più croccante, va esatto. Bene. Ma possiamo usare anche la semola, per carità. Oppure se vogliamo anche del mais, non c'è nessun problema. Quello che preferiamo, no? Mi piace questa ricetta perché quasi tutti gli ingredienti vedo possono essere usati anche delle variazioni. Quindi sì, è molto libera. Sì, certo. Beh. Ma come... Come tutto, poi. Sì, come la cucina comunque. Una dose di fantasia ci vuole, ragazzi. Prendo un mestolo e introduciamo... la crema fredda. Possiamo accompagnare anche il tutto con dei crostini o magari, non so, del pane carasau o delle briciole di tarallo frullate, quel che volete, in modo tale appunto da avere poi una nota croccante sotto i denti. Pane carasau è la famosa carta musica, per chi non è sardo o non è esperto come la nostra Monica, diciamo. Sono contentissimo che oggi abbiamo un vino laziale, perché esatto. Sono laziale, lo sai che... E poi siamo qui a Roma, quindi... Siamo qui a Roma, ma poi ultimamente i vini laziali stanno avendo un bel successo e ne sono contento, perché poi meritano, sono dei buonissimi vini. Ma certo, Michele, grazie. Io ho già versato, sono portata avanti con il lavoro. Ok, facciamo delle... così spargiamo un po' di foglioline. Come al solito il basilico non si taglia con le forbici, ma bensì a mano, Bravissimo. Sennò diventa nero, quindi infatti. Siamo pronti. E introduciamo le nostre polpettine. Ok. Nel nostro meraviglioso... Cooking Chef. Esattamente, che quest'oggi ha fatto veramente tutto. Esatto. Io porto i bicchieri qui pronti. Grazie, caro. Per ricevere il nostro aperitivo. Ok, perfetto. Ho le mani unte, un po' oleate, che ti faccio un po' fatica. Quindi riportiamo la temperatura al massimo. Siamo ormai pronti, perché abbiamo tutto preparato. Perfetto. Ci mancano le nostre polpettine. Ok. Come vuoi guarnire? Non lo so, stavo pensando magari di metterle intere, cosa dici? Ma sì, secondo me sono più... Sono anche più carine. Sono molto più carine. Anche le affondiamo. Perché ormai siamo pronti per il nostro super aperitivo. Questo ci va a fare una bella figura, Questo me lo rivenderò subito. Sì.